Salve, bene, quest'oggi vi parlerò dell'Abruzzo. Dell'Abruzzo e di come è nato l'Abruzzo. No, non parlerò del terremoto, parlerò proprio dell'Abruzzo, delle origini dell'Abruzzo. Quando è nato l'Abruzzo? L'Abruzzo prima era denominato Abruzzo e Molise. Da una quarantina d'anni si chiama Abruzzo soltanto perché è stato diviso dal Molise. Per quale motivo è stato diviso? È stato diviso perché era troppo lontano, il capoluogo di provincia, L'Aquila, per colui che viveva a Isernia, che ora fa parte del Molise, ma anche Chieti era molto lontano da Isernia. Così Isernia è diventata provincia e hanno diviso Abruzzo e Molise. Ma prima di chiamarsi Abruzzo Molise, quella regione, come si chiamava? Innanzitutto allora non esistevano le regioni, ed era l'Italia divisa in vari staterelli. Nell'Abruzzo vi erano due popoli, i popoli aputini e i popoli sanniti. I popoli sanniti che partivano dal Lancianese fino ad arrivare al Molise proprio, e gli aprutini che avevano più il Pescarese, il Chietino, queste zone qua. In che cosa credevano gli aprutini e i sanniti, questi popoli? Credevano nella Dea Maia, erano animisti, non ancora c'era il cattolicesimo, quindi non ancora era sceso Gesù sulla terra, o se era sceso Gesù, quelli continuavano ancora a credere ai vecchi dei pagani e credevano nella Dea Maia. Ma chi era la Dea Maia? Una dea che risiedeva nella Maiella, perciò tuttora si dice mannaggia la Maiella. Molti credono che mannaggia la Maiella sia sia una imprecazione per non dire mannaggia la madre, puntini, puntini, puntini. Ma non è così, assolutamente. Non è così. Chiaramente voi avete capito a quale bestemmia mi riferisco, che non voglio assolutamente ripetere perché sono una persona per bene, grazie a Dio. Una cosa che volevo dire è proprio questa, appunto. Sì. La cosa che è importante dire è il fatto che, vedete che radici antiche possiede la lingua italiana, è qualcosa di incredibile. Poi non va dimenticata una cosa, è proprio così, la Dea Maia. Quindi, infatti, in tutta Italia si dice per Giove. Qui in Abruzzo è praticamente impossibile incontrare qualcuno che dice per Giove. Al massimo dirà mannaggia la Maiella, appunto. Inoltre, c'è chi ha scalato la Maiella e che gli è piaciuto, si è innamorato. Infatti, uno scrittore inglese ha scritto un libro, Maiella Madre. Se voi scrivete Maiella Madre su internet, troverete moltissime informazioni. Vi consiglio di andarlo a vedere, io ho il libro Maiella Madre con tante foto di questo inglese, questo scalatore inglese, che appunto ha fatto delle foto e ha scritto delle cose sulla Maiella. Ed è un libro bellissimo, io ve lo consiglio, non ancora lo leggo, però me ne hanno parlato molto bene. Devo dire che è da acquistare, uno deve andare a leggere, me l'hanno regalato tempo fa, quindi devo andare a leggere. Comunque scrivete su internet Maiella Madre, troverete molte cose importanti, interessanti. Io vi saluto e spero che la prossima lezione vi piacerà. Ciao!